Assicurazione e risparmio TV Week, eccoci ancora dedicati al focus della settimana proposta dalle fonti TV. Io continuo a ripeterlo perché è importante: dopo l'emergenza del coronavirus e dopo il periodo di lockdown, le fonti TV ha deciso di organizzare non solo delle serate, non solo degli slot all'interno della normale programmazione, ma delle vere e proprie settimane monotematiche, proprio per capire al meglio con i diretti protagonisti come si può affrontare nel migliore dei modi appunto questo periodo che vede ovviamente la ripartenza. Però la parola ripartenza deve essere riempita anche con delle condizioni necessarie, non può rimanere solo una parola vuota, ed è per questo che abbiamo organizzato delle tavole rotonde, degli approfondimenti, degli intervisti che vanno proprio in questa direzione. Lo vedete anche dal nostro sito, io vi invito a seguirci attraverso le fonti.tv. questo è il focus della settimana dal 15 al 21 giugno, quindi con il titolo insomma che vedete chiaramente: dall'emergenza alla ripartenza, lo scenario assicurativo e del risparmio gestito nel post lockdown. Nella mattinata di oggi effettivamente abbiamo dedicato uno slot alle assicurazioni, questo invece è il momento del risparmio. Al di là della diretta, che potete seguire ovviamente anche dal nostro sito, ecco, la cosa più interessante insomma che possiamo leggere insieme è che è un anno complesso anche per il settore del risparmio gestito. Dopo il più lungo rally rialzista della storia dei mercati, il settore si trova a fronteggiare proprio questa battuta d'arresto che mette in discussione un po' tutto, addirittura il ruolo delle banche centrali. Però appunto, e qui arriviamo al dunque, dobbiamo cercare di capire come superare questa battuta d'arresto e come riprendere. Cercheremo di farlo in questa ora insieme, insieme a voi naturalmente, insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentare. Matteo Lenardon, Deputy Country Head di Legg Mason, ben trovato Matteo, buongiorno. Buongiorno Manuela. Buongiorno. Mario Romano, direttore investimenti di Sella SGR, grazie anche a te Mario per essere con noi. Grazie a te, grazie a tutti. E saluto anche Stefano Franchi, Head of Business Development Italy, Gemway Assets. Grazie Stefano, anche a te. Grazie Manuela, grazie a tutti. Eccoci qui, vi abbiamo visti tutti quanti, poi vi vedremo nella vostra completezza perché dobbiamo partire subito con il primo spunto. Io ho fatto una premessa molto generica, però chiaramente le parole chiave di questo periodo sono arresto, sono frenata, sono parole che ci fanno guardare al futuro con un certo timore. Gli stessi mercati hanno avuto una battuta d'arresto, questo era inevitabile. Dobbiamo cercare di capire insieme a voi, e partirei magari da Matteo Lenardon, proprio con un primo cenno, quali sono state secondo voi, secondo te Matteo, le dinamiche più evidenti? Cioè, che cosa avete verificato in questo periodo molto complicato? Ma allora, a giudicare, partiamo da un presupposto. Lo scenario era quasi spumeggiante a inizio della settimana scorsa, dunque in pochissimi giorni c'è stato un turnaround molto importante. A giudicare dal recupero dell'azionario in qualsiasi regione e anche in misura meno eclatante ma comunque significativa della yield e degli emerging market, si poteva pensare di essersi lasciati il peggio alle spalle. Però siamo chiari, il rally era sospinto, è rimasto sospinto da quella che è stata l'enorme liquidità, la tempestiva azione da parte delle autorità. Liquidità è stata immessa dalle autorità monetarie, ma anche con piani di stimolo fiscali, più o meno concreti o retorici. Diciamo che i provvedimenti straordinari delle autorità emessi a marzo hanno fondamentalmente, e in particolar modo in alcuni mercati come gli Stati Uniti, hanno puntellato e salvaguardato diversi settori che rischiavano, direi, crisi di liquidità. Soprattutto nel mondo del fixed income è stato creato un floor, e questo è importantissimo, il floor alle vendite, è stata ristabilita la fiducia degli operatori. Quelli istituzionali fondamentalmente sono stati generalmente cauti, hanno investito, e poi ovviamente sarei curioso di sentire cosa ne pensa Mario, ma per quanto ci riguarda abbiamo osservato investimenti opportunistici. Già da fine marzo i più diciamo propensi al rischio, la maggior parte ad aprile. Beneficiari principali, come abbiamo visto, sono state le mega cap americane, in primis i titoli fondamentalmente grow, quindi i tecnologici. Non dimentichiamo il comparto del care e pharma, che ha vissuto, come era giusto attendersi in questo tipo di crisi, in una dimensione parallela, ecco, rispetto all'estrema volatilità. Io direi che
Facendo un passo indietro, noi chiamiamo Mad March quello che è accaduto. C'è stato un combinato catastrofico tra appunto crisi Covid e guerra del petrolio. Le ricadute della guerra del petrolio sul settore energetico sono state enormi. La liquidità è sparita dai mercati obbligazionari, abbiamo visto movimenti di standard deviation a 5-6 figure, i corporate high yield hanno schizzato rendimento verso l'11% e le margin call, questo è interessante, noi abbiamo un osservatorio specifico su questo, sono scattate verso metà di marzo sui mortgage REITs e gli hedge fund che detenevano a leva, con una forte leva, mortgage backed securities e asset backed securities, e quindi le vendite forzate e indiscriminate hanno, diciamo così, sconquassato quel tipo di settore. Ok, infatti guarda, perfetto, hai ripreso anche le parole chiave del titolo della nostra tavola rotonda, cioè ripartenza lampo e nuove sfide. Dobbiamo capire se la ripartenza può essere effettivamente lampo, sicuramente che ci siano nuove sfide è indiscusso, e poi quali sono i mercati, i settori più pronti al rimbalzo dopo l'emergenza. Vado proprio da Mario Romano, che tu hai interpellato anche più o meno direttamente Matteo, perché ecco, Matteo ha detto una cosa corretta. Mario, è vero che i mercati negli ultimi giorni hanno dato anche indicazioni differenti, no? Chiaramente bisogna navigare un po' a vista, perché i segnali sono anche contrastanti, ma è chiaro, perché vanno un po' parallelamente anche a tutte le notizie di cronaca che riguardano proprio il coronavirus. E certamente però i mercati hanno dovuto far fronte a una situazione emergenziale, e soprattutto, così ci agganciamo anche un altro tassello, dopo l'anno precedente, cioè il 2019, che era stato sorprendente in senso positivo per i mercati. Ecco, vorrei anche una tua view in generale su questa prima domanda che ho fatto prima a Matteo. Ma sì, dunque, Matteo giustamente ha fatto un po' di riassunto di questo trimestre, che ci sembra una vita, no? Perché è passato. Eh certo. Di una alta densità, ecco, diciamo così. Quindi non soltanto ovviamente sui mercati, ma anche dal punto di vista proprio emozionale, no? Perché chi vive in Italia, chi vive nelle città del nord, soprattutto, ha vissuto direttamente più di altre zone cosa vuol dire cambiare modo di vivere, cambiare proprio le abitudini, no, di tutti i giorni. Cioè io ormai vado a Milano ogni tanto adesso, ma quando vado in ufficio c'è quasi nessuno, quindi prima di ritornare alla normalità ce ne vorrà. Però al di là di questo, i mercati hanno reagito in maniera molto forte, e tu parlavi appunto di un modo anche di raccontare, no, questa crisi con toni molto forti. Si è anche usato molto il ricorso ad una terminologia più di guerra, no? nei mesi scorsi, adesso un po' meno, però abbiamo vissuto questa situazione di estremo stress. I mercati hanno sicuramente reagito alle risposte del mercato centrale, che probabilmente, anzi sicuramente, sono state superiori alle attese di tutti noi e di tutti gli operatori specializzati, e quindi insomma hanno iperreagito. Chiaramente alcuni settori hanno reagito in maniera un po' più forte, proprio perché erano coinvolti dalla crisi, ma in maniera positiva, cioè se ne è data una lettura ovviamente positiva. Insomma, il settore del farmaceutico, il settore delle comunicazioni, insomma, qui si parla ovviamente di cambio di passo, di cambio generazionale, di accelerazione in un trend che forse era già chiaro e visibile, ma è stato un po' molto accelerato, ecco, da quello che abbiamo vissuto. Quindi sicuramente alcuni settori si portano oggi dei risultati positivi, che già ovviamente consegneranno prossimamente, ma veramente un cambio di paradigma, e quindi questo sarà un risultato che avranno e che si porteranno nei prossimi anni. Alcuni settori invece sono stati molto penalizzati, chiaramente quelli legati a settori più tradizionali. Parlavi del petrolio, della tempesta, no? Sì. Si è aggiunta anche la crisi petrolifera. Il settore oil è uno dei peggiori all'inizio dell'anno, e qui si innesta poi tutto quello che ci siamo detti prima, cioè il cambio di vita, cambio di modalità, come ci muoviamo, come ci spostiamo, viaggeremo meno, quindi probabilmente quella parte lì resterà un po' dietro. Il settore turistico, qui è un grandissimo punto interrogativo su quando si ricomincerà a fare
più o meno delle vacanze come facevamo prima, eccetera. Cioè, altri settori che sono stati particolarmente penalizzati. Però risposta straordinaria delle banche centrali, risposta dei governi, direi molto, molto forte, e forse ecco, io sono sempre stato un po' critico nelle risposte europee a tutte le crisi che abbiamo vissuto. Forse nell'ultima fase l'Europa ci ha stupito in positivo, e ovviamente vedremo poi come verrà definito nei suoi tasselli, nei suoi dettagli, il piano, questo Next Generation. Sì, sì, sì. Ecco Mario, guarda, scusami, ti faccio un... Non è un'interruzione, ma anzi, proprio per avvalorare questa tesi. L'Europa, che è sempre stata un po' nel mirino, no? Ma tu credi che abbia agito tempestivamente? Perché è vero che nell'ultima fase ci ha sorpreso, io sono d'accordo con te, ma in situazioni emergenziali come queste non conta tutto, cioè tutto, comunque tanto la tempestività, è stata tempestiva secondo te? Ma allora no, se lo guardiamo dal punto di vista politico, dal punto di vista fiscale, invece sì dal punto di vista della banca centrale. Ok. Banca centrale. Okay. Se includiamo un passaggio diciamo un po' negativo alla prima uscita, proprio nel pieno di marzo, nel pieno della bufera, e lì c'era stato insomma scivolone, no, della Lagarde, ecco, da lì in poi però la Banca Centrale Europea ha fatto il suo mestiere, anzi sta stupendo secondo me per indipendenza e capacità di insomma supportare i mercati. Sappiamo che i mercati in questa fase ormai lunga, però in questa fase guardano più che altro le banche centrali, perché se posso dire ancora una parola, sì, c'è il tema invece sanitario che non è stato ancora risolto completamente, quindi qui la volatilità degli ultimi giorni. Abbiamo visto, quando si è immaginato che la fase, diciamo la fase 2 per capirci, cioè la fase di riapertura, potesse essere veramente qualcosa di solido, di funzionante, e devo dire l'Europa molto meglio degli altri posti, delle altre aree, allora i mercati hanno detto vabbè, aspetta, allora forse l'uscita non è così lontana, e quindi c'è stata un'azione settoriale che abbiamo visto nella penultima fase, diciamo, no? Mm-hmm. Cioè settori di quelli che vi avevo raccontato prima molto negativi, che via via sono stati ripescati. Abbiamo visto l'immobiliare, cioè tutte cose che erano veramente dimenticate, e via via sono stati un po' recuperati anche le banche, no? Okay. Poi nei prossimi giorni ci accorgiamo che il virus ritorna, il vaccino forse non è proprio così dietro l'angolo. Cioè questi sono quegli elementi che in qualche modo mettono un po' dei granelli di sabbia in questo ingranaggio di una ripresa che sarà complicata, sarà lunga, ma passa attraverso una sistemazione dell'aspetto sanitario. Sì, certo, assolutamente, ma infatti in questi giorni i mercati stanno dando proprio questi segnali contrastanti di cui parlavamo prima, proprio perché si sta già ipotizzando un secondo ritorno, una seconda ondata, no, del coronavirus a livello sanitario, e basti pensare che non abbiamo neanche risolto completamente la prima, quindi soprattutto se parliamo di zone più colpite come la Lombardia ad esempio, assolutamente. Allora Stefano, do proprio la parola a te su questo, cioè la domanda è sempre la stessa, essenzialmente capire, anche magari facendo dei confronti con delle situazioni emergenziali che abbiamo già vissuto precedentemente, qual è la reazione, quali possono essere anzi le reazioni dei mercati a situazioni di questo tipo? Sì, in questo tipo di pandemia ci sono diversi tipi di periodi, i mercati hanno crollato e possono scendere e riprendere in tre modi: in forma di V, dunque una diminuzione molto forte e una ripresa abbastanza rapida e forte; in forma di U, dunque una diminuzione forte ma una ripresa più diffusa nel tempo; o in forma di W, sarebbe una successione di piccole riprese e piccole cadute. Il segnale positivo per il mercato sarebbe la diminuzione del tasso di nuovi contaminanti, e questo era il segnale che ha permesso finalmente agli investitori di ritornare su questo mercato, e l'abbiamo visto per ogni paese, ogni volta che il tasso di nuovi contaminanti diminuisce è un segnale positivo per gli investitori, e questo è molto interessante. Se analizziamo le cose e le confrontiamo con il Stras, il Stras ha colpito la Cina, soprattutto la Cina del Sud, e ha avuto un impatto molto forte, e la ripresa fu anche molto forte, dunque era una ripresa in forma di V.
Questa volta le cose hanno un po' cambiato. Infatti la pandemia si è diffusa nel tempo, paese dopo paese, no? Prima l'Asia, no? La Cina, i paesi vicini, dopo l'Europa, dopo l'America, e questo è un cambiamento un po' nuovo, perché non c'era nelle precedenti crisi sanitarie. Questa volta il mondo intero fu colpito e non allo stesso momento, e questo ha cambiato un po' tutto. Se guardiamo solamente la ripresa della Cina, all'inizio era una ripresa in forma di V, quando hanno riaperto dopo il deconfinamento era piuttosto positivo, nel senso che quasi 85% delle persone sono ritornate al lavoro rispetto a Capodanno. Non, questo è piuttosto un segnale positivo, ma il problema era l'esportazione. Come l'Europa fu colpita 2 mesi dopo, dunque ha avuto un impatto sull'esportazione verso l'Europa e anche gli altri paesi, e questo ha fatto che finalmente non siamo su una ripresa in forma di V, ma piuttosto su una ripresa in forma di W, e questo è dovuto alla globalizzazione, perché finalmente interagiamo molto con gli altri paesi e gli altri paesi sono confinati dopo. Dunque, per questo che siamo non più su una ripresa in forma di V come l'abbiamo conosciuta nelle crisi sanitarie precedenti, ma piuttosto su una ripresa in forma di W. Ok. Beh, è interessante infatti, insomma, tornare anche indietro nel tempo e capire, no, la reazione che c'è stata, per capire se, uso ancora questa parola perché è quella più importante, se si può replicare la situazione. Allora, abbiamo parlato della Cina. Matteo, torno da te, Matteo Lenardon. Per affrontare il discorso, insomma, per proseguire nel discorso parlando delle aree geografiche, se per te va bene, insomma, visto anche, insomma, i riferimenti vostri, per parlare dell'America. Allora, abbiamo parlato della Cina appunto con Stefano. In Europa la situazione è sicuramente più variegata, negli Stati Uniti com'è la situazione? Partiamo da qui. Diciamo che guardiamo a ieri, in realtà l'S&P 500 comunque quotava circa il 13-14% dei titoli ancora sopra la media degli ultimi 50 giorni, dunque è progressivamente diciamo sfuggito di mani questo rally, che noi comunque continuiamo a definire un bear rally, non perché crediamo, un po' apostrofando l'ultimo commento di Powell, in una depressione, ma perché molte cose devono ancora tornare al proprio posto. Ecco, non crediamo che torneranno al loro posto nel vecchio status quo, e su questo poi vorrei fare un deep dive, però in realtà crediamo che il mercato in questo momento, i mercati, specialmente i mercati rischiosi, quindi ovviamente azionario, ma anche il mondo del credito più high yield, più speculativo, ecco, in realtà siano data driven. Il rally nelle ultime settimane davvero giocava su volumi compatti, su volumi abbastanza schiacciati, ecco. I tumulti negli Stati Uniti, e questo un po' anche per richiamare i commenti degli altri due ospiti, noi crediamo che i tumulti degli Stati Uniti, questo social unrest, in realtà qualcuno lo chiama addirittura questa pandemia sociale, che si va a combinare con la pandemia sanitaria, ci ha preoccupato e ci preoccupa, perché potrebbero scatenarsi una serie di focolai di infezione dati appunto da questi momenti di ritrovo senza in realtà il rispetto di quelle che sono le regole fondamentali e che ci hanno portato fuori probabilmente e ancora parzialmente dalla prima fase. Alcuni osservatori sanitari sono sempre più pessimisti e crediamo che in realtà questo social unrest possa aver innalzato il plateau nella curva dei contagi. Ecco, se ma posso... sì, Matteo, prego, vai. Ok, in realtà abbiamo parlato degli Stati Uniti, su quello che è stato appunto il rally, su quello che può essere in realtà l'outlook davvero data driven. C'è da dire che le autorità hanno reagito negli Stati Uniti sia da un punto di vista monetario, quindi
Mario citava BCE con il piano appunto di acquisto, ma Fed, attenzione, non dimentichiamoci che ha messo sul piatto un piano enorme combinato, e questa è davvero la bellezza degli Stati Uniti rispetto magari alla dissociazione monetaria fiscale europea, combinato con il Dipartimento del Tesoro e con il Parlamento, che ha lanciato ovviamente un piano, il CARES Act, da oltre un trilione e 400 di aiuti. Ecco, attenzione che la Fed davvero nella tempesta perfetta che citavamo prima ha espanso il proprio balance sheet, il proprio bilancio in maniera epocale, e quindi ha comprato non solo Treasury ma è tornata ad acquistare mutui assistiti da ipoteca, prestiti assistiti da ipoteca, dunque i mortgage backed securities. Pensate che stiamo sommando tra i due circa 2.470 miliardi già in portafoglio, e siamo andati a sommare altri 2.000 circa miliardi a fine marzo, 1.800 miliardi circa. La Fed ha davvero in pochissimi giorni messo in sicurezza il mercato dei treasury, da prima inizio marzo e poi quello dei mortgage backed securities, espandendo in maniera epocale di nuovo quello che è il balance sheet. Ora, possiamo chiamarla monetizzazione? Gli ortodossi dicono di no, ma in realtà MMT nei fatti. Ok, ecco, un po' come dire, Matteo, e poi passo a Mario, che le banche centrali insomma la fanno sempre da padrone, soprattutto in situazioni come questa. Sì, e tra l'altro con operazioni anche mai attuate prima. Pensate che la Fed è andata a comprare titoli direttamente sul mercato dell'investment grade, o addirittura dei fallen angel, cioè è andata ad acquistare bond di emessi che erano investment grade come qualità prima della pandemia, e che sono crollati e downgradati a junk, e quindi a high yield post pandemia e post chiaramente quello che è stato lo shock petrolifero. In quel caso sta acquistando quei titoli, ma sta acquistando anche ETF sulla parte yield, cosa mai fatta precedentemente. E ci sono altri programmi in pipeline, come il Main Street Lending Program, che è un programma mirato di prestiti alle piccole e medie imprese che erano in buone condizioni finanziarie prima dell'inizio della pandemia. Ma attenzione, qua potremmo veramente entrare in una sorta di nuova nazionalizzazione, quindi una risposta, e magari poi lo approfondirò, una risposta che in realtà è una risposta neo-keynesiana degli Stati Uniti. Va bene, dopo ci torniamo assolutamente, Matteo. Allora, Mario Romano, tu prima giustamente dicevi che tutto è collegato quando si fanno queste riflessioni alla situazione sanitaria, e questo è vero. A questo punto, parlando di aree geografiche, visto che stiamo cercando di capire se ce n'è qualcuna che ha tenuto meglio o qualcuna che invece ha avuto più scossoni, ma è già possibile fare un bilancio effettivo secondo te, proprio perché la prima ondata di coronavirus non si è ancora risolta del tutto, perché i mercati stanno già guardando idealmente a una possibile seconda ondata? Insomma, secondo te è possibile fare un bilancio? Ma sì, il bilancio si può già fare, anche se le notizie di questi nuovi contagi in Cina, insomma, qualche ombra insomma la gettano. È chiaro che insomma mi sembra abbastanza evidente in fondo che la parte asiatica, soprattutto Cina, che ha circoscritto nella prima fase l'epidemia soltanto alla provincia di Hubei, no? Quindi tutta la parte quella che è stata più attaccata, poi il resto è stato un po' sfumato. Bene, direi anche il resto dell'Asia, no? Quindi scusate, quindi lì l'effetto della pandemia è stato meno forte che in altre aree. L'Europa, se volete, abbiamo avuto risposte molto non proprio coordinate, ecco, anche perché poi è arrivata l'Italia, poi c'è stata la Spagna, quindi ci sono stati paesi che sono stati colpiti in maniera veramente straordinaria, e ahimè noi siamo tra questi, ma proprio anche nella risposta ospedaliera, no? È stato un tema diverso. Se pensiamo alla Germania, è stato risolto in maniera
completamente diversa. Però ecco, le esperienze fatte in Italia sono servite sicuramente agli altri paesi per non commettere gli stessi errori o per comunque imparare un po' da quello che stava succedendo nel nostro paese. Però nel complesso l'Europa, che ha chiuso e quindi ha vissuto questa fase di lockdown molto, molto come dire, severo, ecco, poi alla fine sembra oggi un po' oltre il problema, no? Quindi vedremo anche nelle prossime settimane se ci sarà qualche ritorno, però per ora direi abbastanza positivo. Devo dire che non mi aspettavo una difficoltà dal punto di vista sanitario negli Stati Uniti, forse sono andati un po' oltre e quindi un po' peggio del previsto, anche se oggi il pericolo maggiore lo vediamo in Sud America. Sud America è veramente fuori controllo, l'epidemia, quindi questo è un tema che poi ha effetto anche sui mercati. Poi, come abbiamo detto, i mercati poi hanno altre logiche, però per ora insomma, deve esserci quella soluzione lì, perché poi questa crescita, questo recupero dei mercati non sia soltanto legato ai flussi che arrivano dalle banche centrali. Giustamente Matteo faceva parlava soprattutto di America, insomma, gli Stati Uniti, la Fed ha fatto cose senza limiti da un certo punto di vista, anche le altre banche, insomma, nelle ultime ore la Fed comincia a comprare il corporate, dall'altra parte risponde il Giappone rassicurando di una BOJ che farà qualsiasi cosa, quello che possa servire, insomma, per affrontare questa crisi. La Banca Centrale Europea, devo dire, anche nell'ultima riunione, cambiando soltanto, diciamo, l'orizzonte temporale in attesa di fare qualcos'altro, ha sicuramente rassicurato i mercati. Quindi le banche centrali segnano veramente la differenza. Ma dal punto di vista dei governi abbiamo visto cose che nella crisi di Lehman non erano neanche state immaginate. Cioè, si parla di interventi fiscali che sono quasi del 4% del PIL mondiale. Cioè, sì. Mai visti. Sì. Quindi tutte queste cose qui sicuramente stanno dando un ristoro a economie ferme, però poi non è così per troppo tempo. Quindi finché non ci sarà, come dicevamo, chiudo come ho chiuso l'intervento di prima, cioè finché non si risolve il lato sanitario. Bravo, sì, no, per quello vedi che tu concludi giustamente con questo aspetto, ma sono io che ti ho rilanciato anche la palla su questo aspetto, anche perché quando si parla di aree geografiche bisogna anche tenere in considerazione che il coronavirus si è diffuso in periodi diversi, no? È partito prima da una parte, infatti adesso tu hai citato la situazione del Sud America e si sta verificando adesso effettivamente la gravità, cioè stiamo vedendo adesso la gravità della situazione. Allora Stefano Franchi, stessa domanda a te, quali indizi secondo te ci sono o dobbiamo cogliere per capire quali paesi hanno reagito meglio? L'Asia, e più esattamente la Cina, fu il primo paese colpito e fu uno dei paesi che ha resistito molto bene. Se guardiamo l'indice MSCI China, verso il 19 marzo ha fatto quasi meno 20, ha ripreso molto bene e fa parte, diciamo, gli indici cinesi fanno parte degli indici che hanno resistito il meglio a livello mondiale. Quindi siamo piuttosto contenti su questo aspetto. La Cina infatti fu il paese più colpito, come dice Mario, la regione di Hubei è la regione che ha avuto un vero impatto. La Cina è il primo paese a messo in quarantena una città di quasi 30 milioni di abitanti, una regione come Hubei con 80 milioni di abitanti, e infatti questa volta la Cina ha preso delle misure molto forti. Ha cambiato anche di strategia, comunicando molto su questa malattia, su questa pandemia. Ha preso un po' di tempo, ma l'ha fatto. E su questo aspetto la Cina ha dimostrato la sua robustezza. Infatti alcuni paesi, pensiamo al Brasile, ma anche gli Stati Uniti, che fu un po' una sorpresa, hanno resistito e gestito la crisi con più difficoltà. E su questo aspetto l'Asia, pensiamo anche alla Corea, Taiwan, e Hong Kong, hanno saputo resistere molto bene e prendere delle misure abbastanza, diciamo, contraignenti per proteggere la loro popolazione. E si vede anche sul comportamento degli indici che hanno resistito molto bene, e questo è piuttosto un aspetto positivo, un buon segnale.
Ok, Matteo Renardon, ovviamente abbiamo già citato anche negli interventi precedenti quali sono, anzi, il fatto che ci siano stati dei settori più colpiti, ma questo insomma è un po' come scoprire l'acqua calda, no? In base a quello che succede quando c'è un'emergenza ci sono dei settori, dei comparti che soffrono di più. Però sarebbe interessante capire proprio in prospettiva futura, e parto da te su questo, quali settori economici, se ci sono delle evidenze, insomma, più o meno pratiche, potranno invece crescere maggiormente nei prossimi mesi, ma attraverso quali anche interventi potranno farlo? Perché poi non è che cresceranno da soli, no? Eh sì, devo dire che prima citavo strategie neokeynesiane. Appunto. Fondamentalmente abbiamo bisogno di tutti gli aiuti possibili e dobbiamo mettere insieme in realtà tante cose. Allora, abbiamo visto come le misure di breve termine in realtà si siano focalizzate, io direi, a proteggere alcuni mercati da appunto la desertificazione, ma anche lato fiscale, proteggere il lavoro. Attenzione perché non ce lo dimentichiamo, molti interventi sono stati attuati per far tornare al lavoro le persone. Il CARES Act stesso con il Paycheck Protection Program del Tesoro e l'Heroes Act in discussione al Parlamento americano proprio in questi giorni vanno a dare dei sussidi a milioni di americani, sono gli stessi milioni che in maniera epocale hanno raggiunto tutti i record di disoccupazione. Ma attenzione che entravamo dentro, e lo ha detto anche Powell, a questa crisi con uno dei mercati del lavoro migliori e in realtà quindi lì non siamo così preoccupati. Però se teniamo conto delle misure monetarie di contrasto alla recessione messe in atto dalle principali banche, quindi BCE, Fed, eccetera, non si può fare a meno di pensare alla teoria della moneta moderna, ho citata prima, la MMT. Allora, si stanno accompagnando a visioni appunto neo-keynesiane, nei fatti si espandono dei deficit statali per supportare le economie che sono in ginocchio. Okay? Quindi credo che se partiamo da questa osservazione strategica, un riferimento alla citazione, provocazione direi keynesiana, come il governo deve pagare le persone per scavare buche nel terreno e riempirle, possa in realtà essere vista da una prospettiva vicina a quella attuale. Perché? Perché il Covid ha già scavato una grossa buca, l'ha scavato anche nelle relazioni sociali e così come Keynes raccomandava, molti governi vogliono enfatizzare il ruolo chiave della spesa pubblica. In che cosa? In interventi che debbano attuare un moltiplicatore e il moltiplicatore deve contrastare una recessione. Però, lo accennava anche Mario prima, è epocale l'opportunità di cogliere al contempo la possibilità di imprimere un impatto sociale positivo, migliorare la società, innalzare gli standard di vita e migliorare anche la salute ovviamente dei cittadini. Allora, osserviamo come tutti questi miliardi di stimoli già attuati, ma anche all'interno dei programmi che verranno, si è parlato tantissimo di recovery fund, che cosa andranno a fare? Andranno a stimolare piani di investimento in infrastrutture e ovviamente pluriennali. Allora, in generale ci attendiamo un ruolo centrale delle infrastrutture e vengo appunto al forward looking, vengo a come utilizzare magari questo periodo estivo di volatilità molto forte che ci attendiamo sui mercati per iniziare a prendere posizione proprio lì. Allora, infrastrutture che appunto saranno centrali e crediamo che la spinta sostenibile rappresenterà una parte consistente di questi programmi, sebbene, sai, differenziati a seconda delle aree geografiche, delle diverse Eh sensibilità. sì, eh Ciò, sì. Lì subentra la sensibilità di ciascuno, è vero, è la parola più corretta. ciò significa che un gruppo ampio di società quotate su scala globale, però potrà beneficiarne potenzialmente. Allora, facciamo veramente un excursus veloce sul Recovery Fund annunciato a fine maggio dalla Commissione von der Leyen, 750 miliardi previsti per il periodo 21-27, che puntano come pilastro fondamentale sull'obiettivo della neutralità. Neutralità che cosa? Climatica. E allora negli ultimi mesi l'Unione Europea ha reiterato questo tipo di impegno, si è fatto un gran parlare verso fine 2019 del Green Deal e questo molto probabilmente verrà rimodellato in un pacchetto di ripresa economica, come risposta ovviamente a Covid-19, ma in una strategia per la crescita in che cosa? Rinnovabili, idrogeno, veicoli elettrici.
E abbiamo già notato tantissime eco importanti a livello europeo. Allora, possono in questo caso convergere stimolo pubblico da un lato e sviluppo sostenibile delle corporation. Io trovo molto interessante, ovviamente la storia magari non si ripete ma fa rima, che la pandemia accelera uno spostamento da quello che in realtà è stato teorizzato come dal capitalismo degli shareholder, degli azionisti, verso il capitalismo degli stakeholders, ovvero sì, un modello sì. secondo cui le aziende private non sono soltanto entità in cerca di profitto, ma pure di tutti gli amministratori fiduciari della società. Come indicato dal fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, questa forma di capitalismo è l'unica che unisce la responsabilità sociale, inclusa la questione ambientale, direi, al sistema economico di mercato. Ed ecco l'intersezione con gli investimenti ESG, la normativa europea 2088 dell'anno scorso, sulla non financial disclosure, ecco, società che getteranno alle ortiche la crisi, passatemi il termine, fallendo nell'innovarsi in tal senso sull'ambito della sostenibilità, non solo sulla parte green, quindi la E, ma anche sulla S, la parte sociale, sulla governance, ecco, in tal senso queste società rimarranno indietro rispetto alle proprie controparti più creative. Certo. Noi qui, io l'ho citato, noi qui crediamo davvero che le infrastrutture quotate possano poter sfruttare un forte tailwind per la crescita sostenibile, Manuela. Certo, poi peraltro mi fa molto piacere che tu abbia parlato di questa cosa, perché in tempi non sospetti, insieme proprio a te in trasmissione, abbiamo avuto modo di dire attenzione, perché poi queste tematiche diventano predominanti quando meno ce lo aspettiamo, no? Adesso io ho riassunto molto, ho banalizzato anche se vuoi, ma insomma l'hai spiegato bene tu, ed ecco che appunto adesso si potrebbe vedere la differenza tra chi ha deciso di portare avanti determinati investimenti e quindi ha già posto le basi e chi invece non l'ha fatto, insomma è spietato dirlo, ma di questo si tratta, e poi proprio nei momenti difficili emergono queste differenziazioni. Mario Romano, do la parola a te sempre su questo spunto, cioè a livello di settori, se oltre a quelli più come dire chiacchierati, no? Come quello della salute, della sanità, delle telecomunicazioni, del digitale, che hanno beneficiato di un momento, no? Come questo, ce ne sono altri. Ti viene in mente qualche altro settore che invece ha avuto una spinta propulsiva verso l'alto? Ma quelli che l'hanno avuto già, sì, sono questi. Se dobbiamo pensare al futuro, posto che puoi trovare il momento di ingresso su questo mercato che fa meno 10 negli ultimi 3 giorni della settimana scorsa e poi fa più 4, no, negli ultime ore, insomma, diventa un po' più complicato. Però se noi iniziamo a pensare, qui sono d'accordo con Matteo, cioè le autorità questa volta, l'Europa, ma diciamo non soltanto l'Europa, in fasi diverse e nell'ultima fase in particolare, ci hanno indicato una strada molto precisa che è doverosa da un punto di vista diciamo della possibilità di pensare ad una crescita che coinvolga più persone possibile a livello globale e che faccia meno danni possibile a livello globale. Quindi secondo me questa cosa qui, che non è un settore, è più un tema un po' trasversale di investimento, è quello che ci accompagnerà nei prossimi anni. Anche il tema, per esempio, del sociale, dell'inclusione, della riduzione delle differenze, questa parte è, insomma, che non è proprio facile da intercettare, non è un settore, non è un titolo, no? Però pensare alle aziende che tutelano i lavoratori in un certo modo, ecco, tutto questo sarà sicuramente privilegiato nel prossimo futuro. E devo dire che l'Europa, io sono sempre stato un po', è la prima volta che partecipo alle vostre trasmissioni, quindi non l'avevo mai fatto qui, però io sono sempre stato un po' critico nei confronti dell'Europa, cioè ho sempre pensato che fossimo un po' al traino e sempre un po' in ritardo, persi in discorsi. Allora un po' ti ho fatto la domanda giusta prima, quando ti ho parlato di tempestività. Ok. Lo sapevo, perché hai detto tu la prima volta che partecipi. Si vede che ho intercettato la tua visione dell'Europa, sì. Assolutamente. Cioè, noi siamo sempre fermati un po' a dei punti di vista di campanile, e devo dire che anche
come viene presentato sui media questo l'Europa non è sempre proprio rispondente al vero, no? Perché poi noi parliamo del tedesco o dell'olandese che dice non diamo i soldi agli italiani, ma no, perché tutti l'avete visto. No, sono... vabbè, certo, ok. Ecco, però quanto rappresenta del popolo olandese, o meglio, quanto rappresenta, insomma, di una visione complessiva? Perché io mi immagino che anche gli olandesi o i tedeschi, una parte che magari è legata a posizioni politiche di un certo tipo, più chiuse, no? Possa pensarla così, ma qualcun altro, qualche imprenditore, una buona parte dell'imprenditoria, dei lavoratori, sanno benissimo che l'Europa è molto più integrata di quanto ci vogliono far credere certe letture politiche, no? Quindi l'Europa deve andare avanti, deve rispondere insieme. Aggiungo un'altra cosa, che non è casuale il fatto che poi questa accelerazione europea venga in un momento in cui ci sono tante donne nei punti chiave, e questa è una lettura, c'è un momento particolare, perché c'è una donna alla banca centrale, c'è la von der Leyen che avete detto, c'è la Merkel che non è tutt'altro che ai margini di queste decisioni, anche le decisioni tedesche con piani di rilancio economico mai visti negli ultimi anni avranno effetti positivi anche sugli altri paesi, perché lo sviluppo, lo stimolo fiscale dell'ultimo pacchetto presentato qualche giorno fa in Germania è veramente epocale. Quindi sta cambiando l'Europa e potrebbe in una fase prossima, neanche troppo lontana, essere di nuovo un posto dove investire del denaro. Come dicevo, io sono sempre stato un po' critico e ho sempre detto investiamo in America, lasciamo perdere il resto, no? Poi perché al di là della volatilità c'è sempre un modo per. L'Europa oggi potrebbe diventare un luogo un po' più accogliente, per non soltanto per vivere, ecco, ma okay, anche per investire il proprio denaro, seguendo quei temi che dicevamo. Quindi il green sicuramente, la transizione digitale, le infrastrutture, soprattutto in termini, diciamo, più moderni di comunicazione, ma secondo me in Europa c'è anche da fare molto nelle infrastrutture tradizionali, perché sono rimaste un po' indietro, lontane negli investimenti. Matteo, vedo che annuisci, ma ne abbiamo parlato spesso di questo argomento, secondo me quella è una quota interessante anche da destinare agli investimenti, e devo dire che c'è anche un'attenzione nel piano europeo, al di là del Next Generation EU, anche su tutto quello che riguarda proprio veramente una qualità della vita in Europa migliore rispetto al passato. Mm-hmm. Ok, sì, perché poi quando per esempio usiamo il termine inglese healthcare, voglio dire, no, riassume anche tutti questi settori che abbiamo abbastanza elencato, cioè quando parliamo di sostenibilità, voglio dire, tutto si riconduce lì, no? È un po' il benessere generale, quindi non dobbiamo solo collegarlo al discorso più sanitario, visto che l'emergenza attuale è assolutamente contemporanea, riguarda proprio la sanità, certo, e ovviamente il virus. Sì. Una cosa. Sì. Immaginiamo cosa saranno le città del futuro, cioè come si cambierà per esempio il trasporto pubblico. Certo. Perché è vero che... come no. Sì, sì. Avremo più paura e potremo prendere una metropolitana, però non è così detto, no? E allora cambierà, e non vuol dire soltanto qualche chilometro in più di piste ciclabili, francamente quella è una roba che serve per altre ragioni, ma l'idea delle smart city da anni, ma che non abbiamo mai veramente visto, potrebbe essere un modo per cambiare un po' la qualità della vita nelle città. Come dicevo, è un'accelerazione, perché il progresso porta alla creazione di città sempre più grandi, quindi all'accentramento, no? verso sì, l'urbanizzazione, sì, no? Sì, della sì, situazione mondiale. Ecco, ora acceleriamo il passo, quindi dobbiamo far diventare città dove si possa vivere bene, no? Dove ci sia poi la difficoltà, l'inquinamento, eccetera, eccetera. No, assolutamente no. Allora, Stefano Franchi, quali sono secondo te invece i settori che vincono, diciamo, in questo modo? Magari sono quelli che sono già stati citati o magari ce ne sono altri? Diciamo che nei paesi emergenti c'è alcuni settori che hanno approfittato un po' della situazione, e dobbiamo distinguere i settori che hanno approfittano a breve termine e quello che hanno approfittato a breve e anche a lungo termine. Per noi ci sono i tre settori, la salute e la biotecnologia, il e-commerce, e il terzo sarebbe la nuova tecnologia. Diciamo che il primo, la salute e la biotecnologia, sarebbe un settore piuttosto a breve termine, un settore che
l'India è molto presente nei paesi emergenti, è anche il leader sulla farmacia generica, il primo sarebbe gli Stati Uniti, il secondo l'India. C'è anche alcune infrastrutture in Cina, ma piuttosto sulla biotecnologia, un settore che abbiamo nel portafoglio, ma sarebbe un settore piuttosto di moda e a vedere per il momento. I due altri settori che ci piacciono molto di più, che funzionano molto bene a breve e a lungo termine, sarebbe il commerce online, quindi e-commerce, e la nuova tecnologia. Per dare un esempio concreto, il commerce online è molto presente nei paesi emergenti perché abbiamo una popolazione molto più giovane, per esempio 50% del mercato, del commerce online a livello mondiale viene dalla Cina, dunque molto presente in Cina. E per fare un zoom sulla Cina, prima del confinamento il commerce online rappresentava tra 20-25%. Durante il confinamento è cresciuto molto e durante questo periodo, post confinamento, diciamo il tasso è di quasi 30-35%. Vediamo che c'è una popolazione più giovane che ha questa abitudine di consumare, che è più diversa di quelle che conosciamo noi in Europa. E questo è molto interessante. E ci sono delle società leader, dei marketplace leader come Alibaba, che qualche giorno fa ha fatto un annuncio sul suo gross market value, e questo è molto interessante. Infatti è di 1.000 miliardi, quasi tre volte quella di Amazon, dunque questo è interessante perché è cresciuto molto durante la periodo, diciamo, che abbiamo conosciuto adesso di confinamento in Cina. Ma c'è altri attori più piccoli che fanno parte dei leader come JD.com o Pinduoduo. Pinduoduo è un marketplace, il terzo marketplace in Cina, ci piace molto, è più focalizzato sulle piccole città, le piccole province, e dunque non è un competitore di Alibaba, e questo ci piace molto. È un settore che è un pieno boom, un pieno crescita, e questo è molto interessante. L'ultimo settore che ci piace molto è questa nuova tecnologia, e infatti è un settore che è molto importante per i 15-20 prossimi anni, e questo lo vediamo tra le tensioni che c'è tra l'America e la Cina, e vediamo che non solamente la Cina ma anche la Corea del Sud, Taiwan e Singapore sono posizionati tra i leader a livello mondiale. E su un settore, un prodotto che è molto importante, sarebbe i semiconduttori, che è un settore chiave nel sviluppo di questa nuova tecnologia. E su questo aspetto vediamo che la Corea del Sud come Taiwan sono dei paesi che hanno delle società leader a livello mondiale, dunque sono delle società che ci piacciono molto e a breve come a lungo termine cresceranno molto. Infatti la Cina ha fatto, credo qualche settimana fa, un annuncio su un investimento massivo su questo settore, e questo è un segnale positivo che ci piace molto, perché infatti l'e-commerce e la nuova tecnologia sono per noi i vincitori. Okay. A breve e a lungo termine. Beh, che poi con questa risposta, grazie Stefano, perché hai, insomma, in base ai settori di riferimento che voi avete evidenziato, no, possano essere quelli su cui puntare, si sono anche evidenziate le zone geografiche, quindi i paesi che possono contare maggiormente su questa spinta, no, per una ripartenza. Quindi ottimi spunti. Io torno adesso da Mario Romano per quella che dovrebbe essere un po' la domanda conclusiva, per poi sentire anche le riflessioni di Matteo Lenardone e tornare da Stefano Franchi, così facciamo un ultimo giro di tutti e tre i relatori. Mario, se ti dovessi chiedere a livello di portafoglio, no? Perché poi è chiaro che quando ci sono degli scossoni sui mercati, a livello di cronaca, anche i portafogli vengono un po' rimescolati, uso questa parola che non so se è proprio azzeccata, però insomma ci dà l'idea. A livello di portafoglio cos'è cambiato? Cioè, quali, li abbiamo già detti i settori su cui si potrebbe puntare, ma se dovessi proprio farti la domanda specifica sul portafoglio di investimento. Ma dunque, innanzitutto noi abbiamo parlato molto, se non solo, diciamo, di mercato equity, no? Perché sì, poi alla fine abbiamo detto che la parte obbligazionaria, ne ha parlato prima Matteo all'inizio, è stata interessata più che altro dall'azione delle banche centrali, che ha dato supporto. Quindi se mi chiedi come fare un portafoglio per un cliente, posto che ogni cliente è diverso, e quindi questo non è proprio il mio mestiere, e ci sono i colleghi più bravi di me che hanno la relazione con il singolo cliente, però se devo fare, ecco, in generale
Noi abbiamo tentato in questa fase, quindi da gestori, nei nostri portafogli che sono quasi tutti, diciamo, per singole asset class, quindi nel lato equity, per esempio, noi non abbiamo cambiato in maniera radicale la quantità di azioni. Noi abbiamo cercato in questa fase difficile di ristrutturare un po' il portafoglio e, come dicevi tu, no, di rimetterlo poi in ordine, adesso non ricordo la parola. Rimescolato. Rimescolarlo tentando, cioè cercando, e devo dire nell'ultima fase riuscendoci anche di spostarci un po' nei settori, come ci siamo detti, cioè pensare già ad una fase successiva, non abbandonare i settori più tradizionali e diciamo legati al ciclo, che ovviamente è congelato, no? E quindi è difficile da intercettare, però qualcosa si muove ogni tanto. Quindi anche lì abbiamo rivisto un po' i portafogli, rimescolati opportunamente, ma non togliendo rischio. Cioè, secondo noi questa era una fase che consideravamo nella diciamo classico racconto che faceva prima Stefano, no? Delle lettere che rappresentano il modo di uscire da una crisi del genere. Noi abbiamo fortemente creduto in una V, sì, una doppia. Sì, sì. Per ora un po' abbiamo ragione, soprattutto sul mercato principale, sul mercato americano. È diverso sul mercato europeo, dove ci sono un po' di difficoltà in più. Però abbiamo cercato di risistemare il portafoglio per cogliere questa fase. Quindi questo è stato il nostro approccio. Okay. L'altra parte invece, la parte obbligazionaria. E qui le cose sono cambiate molto, perché la percezione del rischio che c'era 4 mesi fa non è la stessa che c'è adesso. Cioè tutti i clienti erano andati... Ovvio. L'investitore era andato verso qualcosa che era rischioso, ma non era così percepito, perché tanto la volatilità non esisteva. Io cercando un po' di... Io investitore, cerco un po' di rendimento, vado a comprare la yield, i paesi emergenti, eccetera. Oggi ci rendiamo conto, meglio, a marzo ci siamo resi conto che cosa vuol dire avere certe cose in portafoglio. Quindi io quello che racconto sempre e che suggerisco è di stare nella zona di comfort, perché la zona di comfort è quella che fa resistere anche nei momenti di volatilità. Perché quando uno si trova sulla yield, quando non ha esattamente contezza di cosa si stia parlando, e il mercato si trova in un vuoto pneumatico assoluto, quello che è stato nella prima parte di marzo, non abbiamo mai vissuto in precedenza, insomma i colleghi potranno confermarlo, con il mercato assente, quindi distanze denaro lettera o distanze di book vuoti, beh, lì si capisce di cosa si sta parlando, ed è uno stress test per noi tutti, per i gestori, per le coronarie e per diciamo la resistenza di persone molto forte. Quindi forse quella parte lì, che oggi ha avuto un grande recupero grazie appunto agli interventi delle banche centrali, quella parte deve essere considerata più rischiosa di prima, e il cliente deve stare molto più attento nel cercare rendimento senza guardare da dove arrivi. Va bene, certo. Allora la parte obbligazionaria è ancora più difficile di prima, però è vero che le banche centrali una mano la danno, e quindi forse qualche governativo periferico, senza fare ovviamente riferimenti specifici, ma qualcosa potrebbe succedere, cioè è già successo in termini di riduzione dello spread, un po' di rendimento in più c'è in Italia e in altri paesi, quindi forse si può aggiungere qualcosa in più rispetto a prima, mentre invece, per esempio, una parte che sicuramente potrà essere di grande utilità nel costruire un portafoglio obbligazionario possono essere i paesi emergenti. Quindi bisogna affidarsi a chi li conosce. Però ecco, il rendimento lì c'è, è stato venduto tutto senza fare troppe distinzioni, non si è ancora recuperato perché lo spazio è ancora molto ampio, e quindi se dovessi pensare alle varie asset class, forse domani, ecco, un po' meno di high yield, un po' più di diciamo di paesi emergenti, la parte corporate, investment grade, o comunque quella che interessa le banche centrali può essere sicuramente messa, però diciamo un po' nella risistemazione, nel riequilibrio dei portafogli, ecco, forse bisogna fare tesoro dell'esperienza. Ok. Ecco, riequilibrio forse è più azzeccato rispetto al rimescolamento, però insomma, abbiamo riordinato anche le idee. Allora chiedo un commento finale a Matteo Leonardone, poi a Stefano Franchi, siamo in chiusura, ma insomma, che cosa vi sentite di dire, insomma, fermo restando che ci sarebbero anche tantissime altre cose da dire, però con i punti che abbiamo analizzato, Matteo,
Ma colgo l'occasione del tema fixed income per ribadire la convinzione sul tema infrastrutturale, perché molto spesso le infrastrutture quotate vengono viste come delle bond proxy, ok? Quindi ho fatto prima una breve verticale su quello che è il Green Deal e diciamo la forma che sta prendendo il Recovery Fund europeo. Non dimentichiamo, proprio per non caratterizzare troppo regionalmente e continuare a mantenere l'opportunità a livello globale, anche gli Stati Uniti hanno e vedono una propensione, una crescente propensione bipartisan, direi, allo stimolo sulle infrastrutture, direi massivo. È stato teorizzato da Thomas Friedman a metà del 2000 sulle colonne del New York Times, però vi è tra l'altro una proposta di legge democratica firma Ocasio-Cortez del 2019 proprio per questo tipo di espansione, e alcuni spoiler segnalano che Trump potrebbe avere nella propria manica proprio un piano di investimenti infrastrutturale che vuole far rumore. Ricordiamo che dall'epoca di Franklin Delano Roosevelt non è in qualche modo attuata un'espansione infrastrutturale degna di nota. Attenzione, all'epoca si portò, per intendersi, l'acqua in tutta la California, si elettrificò l'intera costa ovest, eccetera. Allora, una volta compresa la dimensione focale di questa opportunità di investimento, io vorrei completare l'intervento in realtà confermando che anche da un punto di vista analitico questo tema, cioè le infrastrutture quotate, vanta delle caratteristiche molto preziose in un contesto talmente incerto come l'attuale. Perché Mario citava il ciclico, ecco, in questo caso se guardiamo a qualsiasi tipo di settore, le trimestrali del primo trimestre hanno avuto praticamente zero guidance, il deserto. Ci aspettiamo le trimestrali che usciranno a fine di questo mese, cioè per il secondo trimestre, quello diciamo più impattato da lockdown, che attenzione, ricordiamocelo bene, l'umanità non ha mai chiuso così coordinatamente parlando a livello planetario le proprie attività. Ecco, okay. Quindi le trimestrali saranno non penose, saranno drammatiche. Il nostro approccio qui punta in realtà su che cosa? A livello globale, sulle società con la migliore visibilità. Teniamo sempre conto che le infrastrutture quotate sono tendenzialmente delle concessionarie, sono delle utilities regolate che hanno già programmato i prossimi 5, 10, addirittura alle volte 20 anni. Ok? Vi sono meccanismi tariffari evoluti che offrono protezione rispetto all'inflazione e ovviamente certezza dei ricavi. Sostenibilità, direi, dei ricavi, ma anche di conseguenza dei dividendi. I primi a beneficiare di tutto questo saranno i governi stessi. Spesso, okay, direi in tutte le latitudini, i governi detengono pacchetti azionari importanti o addirittura delle golden share. Allora, Manuela, vorrei lasciarti semplicemente con un simpatico adagio che in latino, alcuni associano Erasmo da Rotterdam: in terra cecorum monoculus rex. Dunque, in tempi di estrema incertezza economica, poter vedere e programmare a lungo termine come fanno le società quotate che gestiscono infrastrutture può offrire davvero quella visibilità utilissima a ridurre la volatilità in un portafoglio diversificato e ovviamente, come diceva anche Mario, sempre più esposto di necessità virtù al comparto azionario. Ok, bella questa chiusa e ti ringrazio per il riferimento, insomma, più astratto, ma che poi hai tradotto in senso pratico. Allora, Stefano Franchi, stessa domanda per te, insomma, quali possono essere gli spunti per il nuovo portafoglio con la conclusione? Sì, sì, Gemoe dunque è una SGA specializzata sui fondi emergenti e ci piacciono molte le società di crescita e di crescita sostenibile, e per il momento abbiamo quasi 50% del portafoglio su tre temi: il commerce online, che ci piacciono molto, la nuova tecnologia e anche il social network. Dunque sarebbe tre temi molto ponderanti nel nostro portafoglio, e adesso siamo ritornato quasi al livello dell'indice sul petrolio, perché è un settore che, diciamo, le tensioni tra l'Arabia Saudita e la Russia versus l'America, ci sono delle nuove opportunità e sarà un motore di crescita per i prossimi anni. E infatti questa, diciamo, tensione ha dimostrato che la Russia e
l'Arabia Saudita hanno, diciamo, per fare un piccolo riassunto, eliminato un competitore che era il leader su questo settore, che era l'America, e questo è piuttosto interessante. E hanno anche eliminato un secondo leader, competitore, che sarebbe tutta questa nuova tecnologia come i pannelli solari e altro, tutta questa nuova tecnologia un po' più verde. Dunque, questo sì, è interessante, perché per i 10-15 prossimi anni è un settore che può crescere in modo più tranquillo, a vedere, e questo è interessante. Dunque abbiamo questi tre temi, più siamo ritornati un po' sul settore del petrolio. Giusto, e sì, infatti il petrolio, che poi, diciamo così, è anche l'elemento che ci riporta in modo circolare all'inizio della pandemia, no? Si è subito, come dire, parlato del petrolio, perché ovviamente abbiamo visto il crollo, insomma, quindi lo diceva prima anche Mario, se non ricordo male. Va bene, io vi saluto e vi ringrazio, è stata veramente una tavola rotonda molto interessante, che ha anche un po' chiuso il cerchio rispetto a tante riflessioni che facciamo solitamente nel nostro flusso di dirette, che però in questo caso abbiamo inserito nel contesto della settimana dedicata alle assicurazioni e al risparmio. Quindi ringrazio Matteo Lenardon di Legg Mason, Mario Romano di Sella SGR, Stefano Franchi di Gemway Assets, tutti e tre veramente spunti, ci avete dato spunti interessanti. Spero a presto. Grazie a tutti. Anch'io. Ciao. Grazie, buona giornata. Tutto bene. Grazie. Grazie a voi e grazie ai nostri telespettatori per averci seguiti fino a qui. Naturalmente adesso continua la programmazione delle fonti TV e poi riprenderemo con l'analisi dei mercati fino alla loro chiusura. A proposito di questa settimana dedicata proprio alle assicurazioni e al risparmio, vi ricordo altri focus nel corso della nostra giornata, oggi, domani, e poi giovedì ci sarà il main event a partire dalle 15 con gli awards, tanto ve lo ricorderò sicuramente domani, perché domani noi ci vediamo alle 9 sempre con la nostra diretta. Restate però sulle fonti TV.